Nella vibrante città di Skopje, nel 1910, nacque Agnes Gongsha Boyaksyu, destinata a diventare l'icona della compassione e dell'altruismo, Madre Teresa di Calcutta. Fin dalla giovane età, il suo spirito altruista e la sua fede profonda la portarono a seguire la strada della religione. Il mondo in cui nacque era segnato da conflitti e difficoltà, ma Agnes portava in sé un'intensa luce di speranza. A soli 18 anni lasciò la sua casa e la sua famiglia per sempre, per intraprendere un viaggio che avrebbe cambiato la sua vita e, di conseguenza, il destino di migliaia di persone. Arrivò in India nel 1928 e si unì all'ordine delle Suore di Loreto. Le strade di Calcutta divennero la sua casa e la popolazione indigente, i malati e i bisognosi diventarono la sua famiglia. Fu nel 1948 che Agnes sentì una chiamata ancora più profonda. Quel momento, come lei stessa lo descrisse, fu la chiamata all'interno della chiamata. Era il richiamo a servire coloro che erano considerati i più indifesi e dimenticati della società. Fondò così le Missionarie della Carità, una congregazione il cui solo scopo era alleviare le sofferenze degli emarginati. La vita di Madre Teresa è un racconto di umiltà e dedizione. Ogni giorno si trovava tra le strade polverose di Calcutta, accogliendo i malati terminali, confortando i morenti e prendendosi cura dei bambini abbandonati. La sua umanità toccava chiunque incrociasse il suo cammino e il suo impegno per aiutare gli altri non conosceva limiti. Nonostante le sfide e i dubbi che affrontò, la sua fede e la sua determinazione rimasero inossidabili. Madre Teresa diventò un faro di speranza, ispirando milioni di persone in tutto il mondo a praticare la carità, la gentilezza e l'amore universale. La sua eredità non è solo una storia di una vita straordinaria, ma un invito eterno a tendere una mano a chi è nel bisogno e a portare un po' di luce nei luoghi oscuri del mondo. Quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell'amore. Il male mette le radici quando un uomo comincia a pensare di essere migliore degli altri. Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia. Io posso fare cose che tu non puoi, tu puoi fare cose che io non posso. Insieme possiamo fare grandi cose. Ama la vita e amala seppure non ti dà ciò che potrebbe. Amala anche se non è come tu la vorresti. Amala quando nasci e ogni volta che stai per morire. Non amare mai senza amore. Non vivere mai senza vita. Non dobbiamo permettere a nessuno di allontanarsi dalla nostra presenza senza sentirsi migliore e più felice. Non possiamo parlare finché non ascoltiamo. Quando avremo il cuore colmo, la bocca parlerà, la mente penserà. La gioia è assai contagiosa. Cercate, perciò,
di essere sempre traboccanti di gioia dovunque andiate. Prometti a te stesso di parlare di bontà, bellezza, amore a ogni persona che incontri, di far sentire a tutti i tuoi amici che c'è qualcosa di grande in loro, di guardare al lato bello di ogni cosa e di lottare perché il tuo ottimismo diventi realtà. Non capiremo mai abbastanza quanto bene è capace di fare un sorriso. La pace inizia con un sorriso. Sorridi 5 volte al giorno a una persona a cui non vuoi sorridere. Fallo per amore della pace. Non so come sarà il cielo, ma so che quando si muore e arriva il momento in cui Dio ci giudicherà, Lui non chiederà quante cose buone hai fatto nella tua vita, e piuttosto chiederà quanto amore hai messo in quello che hai fatto. Ieri non è più, domani non è ancora, non abbiamo che il giorno d'oggi. Cominciamo. Quando ho fame, mandami qualcuno da sfamare. E quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di bere. Quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare. E quando sono triste, mandami qualcuno a cui dare conforto. L'amore, per essere vero, deve costar fatica, deve far male, deve svuotarci del nostro io. Non esiste povertà peggiore che non avere amore da dare. Il vero amore deve far sempre male. Deve essere doloroso amare qualcuno, doloroso lasciare qualcuno. Potresti dover morire per lui. Quando ci si sposa, si rinuncia a ogni cosa per amarsi reciprocamente. La madre dà la vita a suo figlio e soffre molto. Solo allora si ama sinceramente. La parola amore è così mal interpretata e abusata. Mai viaggiare più veloce di quanto il tuo angelo custode possa volare. Una vita non vissuta per gli altri non è una vita. Le persone sono irrealistiche, illogiche ed egocentriche. Le amo comunque. Parla loro con tenerezza. Lascia che ci sia gentilezza sul tuo volto, nei tuoi occhi, nel tuo sorriso, nel calore del nostro saluto. Abbi sempre un sorriso allegro. Non dare solo le tue cure, ma dai anche il tuo cuore. Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. Amare deve essere naturale, come respirare. Essere non amati, non voluti, dimenticati. È questa la grande povertà, peggio di non avere niente da mangiare. L'amore è l'unica risposta alla solitudine. L'orgoglio annienta ogni cosa. La lebbra del mondo occidentale è la solitudine. Io so che Dio non mi dà nulla che non possa gestire. Spero solo che non si fidi troppo di me. Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. Non si è nudi solo per la mancanza di vestiti. La nudità è la perdita della dignità umana, la perdita della meravigliosa virtù della purezza,
così bistrattata ai nostri giorni. È necessario che comprendiamo i poveri, perché non esiste solo la povertà materiale, ma anche la povertà spirituale, più dura e profonda, che si annida anche nel cuore degli uomini colmi di ricchezze. Non guardo le masse, ma le singole persone. Se guardassi le masse, non inizierei mai. Abbiamo il potere di essere in paradiso già da ora, di essere felici con Lui in questo momento, se amiamo come Lui ci ama, se aiutiamo come Lui ci aiuta, se doniamo come Egli dona, se serviamo come Egli serve. Una delle più grandi malattie del nostro tempo è quello di essere nessuno per nessuno. L'aborto è il più grande distruttore della pace perché, se una madre può uccidere il suo stesso figlio, cosa impedisce che io uccida te e tu uccida me? Non c'è più nessun ostacolo. Non accontentiamoci di dare solo del denaro. Il denaro non è sufficiente. Vorrei che ci fossero più persone ad offrire le loro mani per servire ed i loro cuori per amare. Ciò che conta non è fare molto, ma mettere molto amore in ciò che si fa. Preferirei fare errori nella gentilezza e nella compassione che i miracoli nella cattiveria e durezza. Le parole gentili possono essere brevi e facili da pronunciare, ma il loro eco è davvero infinito. La fede che passa all'azione diventa amore, e l'amore che si trasforma in azione diventa servizio. La gioia è molto contagiosa, quindi siate sempre pieni di gioia. Non preoccuparti di numeri. Aiuta una persona alla volta e inizia sempre con la persona più vicina a te. L'amore è un frutto che matura in ogni stagione ed è sempre alla portata di ogni mano. Cercare di infondere nei cuori dei vostri figli l'amore per la casa. Fate in modo che desiderino ardentemente stare con la propria famiglia. Molti peccati si potrebbero evitare se la nostra gente amasse davvero la propria casa. Le nostre anime devono essere come un cristallo trasparente attraverso il quale si può scorgere Dio. La perdita di un certo pudore e la perdita della purezza sono le cause profonde della decadenza del mondo. Se non avete esperienza, chiedete. Non c'è nessuna vergogna nel chiedere, ma non pretendete di conoscere ciò che non conoscete. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.